Preghiera alla Vergine di Guadalupe. Ecco con quali parole chiedere il miracolo. L'apparizione della Vergine di Guadalupe sul Colle di Tepeyac rappresenta uno dei più grandi miracoli della storia della Chiesa. La sua immagine, impressa su un semplice tilma, è diventata un simbolo universale di fede e di speranza. La devozione alla Vergine di Guadalupe si è diffusa in tutto il mondo, radicata nella profonda spiritualità del popolo messicano. Nel corso dei secoli, innumerevoli persone si sono rivolte alla Vergine di Guadalupe, invocando la sua intercessione nelle loro vite. La preghiera che segue è un esempio di questa profonda devozione, un atto di fede e di amore verso la Madre di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vergine Immacolata di Guadalupe, Madre di Gesù e Madre nostra, vincitrice del peccato e nemica del demonio, tu ti manifestasti sul Colle Tepeyac in Messico all'umile e generoso contadino Gian Diego. Sul suo mantello imprimisti la tua dolce immagine come segno della tua presenza in mezzo al popolo e come garanzia che avresti ascoltato le sue preghiere e addolcito le sue sofferenze. Maria, Madre amabilissima, noi oggi ci offriamo a te e consacriamo per sempre al tuo cuore immacolato tutto quanto ci resta di questa vita, il nostro corpo con le sue miserie, la nostra anima con le sue debolezze, il nostro cuore con i suoi affanni e desideri, le preghiere, le sofferenze, l'agonia. O Madre dolcissima, ricordati sempre dei tuoi figli. Se noi, vinti dallo sconforto e dalla tristezza, dal turbamento e dall'angoscia, dovessimo qualche volta dimenticarci di te, allora, Madre pietosa, per l'amore che porti a Gesù, ti chiediamo di proteggerci come figli tuoi e di non abbandonarci fino a quando non saremo giunti al porto sicuro, per gioire con te, con tutti i santi, nella visione beatifica del Padre. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.